senza calcio prima di tutto è rappresentato dai suoi tifosi e questa immagine dello stadio Garibaldi pieno quando la squadra è in Serie A si può vedere, diciamo, il grande entusiasmo che si è ricevuto. No, che dire, vabbè, io ero qui già l'anno scorso in C1 e niente, è stata un'annata dal punto di vista sportivo non positiva perché siamo retrocessi, però non so se tutti lo sapete, avevamo 8 punti di penalizzazione e la società alle spalle non c'era e quindi siamo arrivati ai play-out, l'ultima partita l'abbiamo pareggiate, tutte e due le partite dei play-out, siamo retrocessi. Ma nonostante tutto i tifosi ci hanno applaudito perché comunque noi abbiamo dato tutto quello che avevamo da dare, è stata un'esperienza comunque positiva dal punto di vista umano, non è stato facile andare avanti nonostante delle necessità che avevamo dal punto di vista sportivo che non ci sono state e niente, ho preso questa decisione di tornare qui perché mi sono affezionato a questa maglia, a questa città. E ora sta dando i suoi frutti in questa stagione questa mia scelta perché siamo primi, dopo lo vedremo bene e sono contento di stare qui, sono contento di essere in questa scuola a rappresentare questa maglia e vorrei andare avanti per farvi evitare ancora qualche minuto di lezione ma non so più che dirvi, quindi chiudo qua e vi ringrazio tutti. Per quanto riguarda il presente a calcio, per me è stato, ci sono arrivato a 34 anni, ma posso garantire che è continuamente un'emozione tutte le domeniche vestire questa maglia e essere il capitano di questa squadra. Sono bravo a parlare. Al contrario di Fox ho avuto una carriera un po' diversa, ho praticamente giocato prevalentemente nei dilettanti. Però insomma ho avuto anche la fortuna di togliermi tante soddisfazioni e con questo voglio dire che il calcio è un mio pensiero che spero di passare a voi, deve essere vissuto indipendentemente dalle categorie e viverlo comunque in maniera positiva e perché comunque le soddisfazioni possiamo togliercele ugualmente, ecco, questo è quello che volevo in questo pensiero volevo passarvi, ecco. E per quanto riguarda domenica, speriamo che sia lo stadio pieno o comunque più gente possibile. Domenica è una parte molto importante e abbiamo bisogno di tutti, ecco. Questo è quello che credo sia un compagno di squadra a loro, perché almeno non ha quell'atteggiamento lì. Sembra il professore. Sembra un professore, ragazzi. No, a parte questo io voglio allacciarmi un po' a tutto il percorso che ha fatto Billo con tutte le slide dicendo che io sono venuto per la prima volta a giocare a Piacenza nel 1997 in Serie A come avversario perché io nel Piacenza non ho mai giocato e però ho questo bellissimo ricordo di questa società, venivo a giocare qui e vi assicuro che la media spettatori non era quella di oggi, ma si parlava almeno di 10-15 mila persone in partite tra virgolette normali, magari 20 o anche più in partite di cappello contro i grandi club. Quindi assolutamente quando si veniva qui alla Galeana c'era un'atmosfera veramente, veramente fantastica. E ora ho cambiato ruolo, è 3 anni che ho deciso di allenare, ve lo dico chiaramente, anche perché siete voi ragazzi, siete giovani, e nella vita dovete prefissarvi un obiettivo grande. Io il mio obiettivo, il sogno di tornare a questi livelli dopo fare calciatore come allenatore, quindi vi do un consiglio anche voi nella vita, ponetevi davanti sempre un sogno molto più grande di voi, perché sognare non costa niente e dà molti, molti stimoli. E quindi mai pensavo di scendere, tra virgolette, scendere per me, perché comunque ho giocato sempre in professionisti, ad allenare in eccellenza, però quando mi hanno proposto questa situazione non ho pensato alla categoria ma mi sono attaccato ai miei ricordi da calciatore e le emozioni che mi ha dato insomma giocare in questo stadio qui e quindi credo
credo che anche voi nello stesso modo potreste avvicinarvi a questa società oggi, che è vero è nei dilettanti, ma che ha una grandissima voglia di tornare ad essere quella che io ho affrontato in Serie A. Quindi vi chiediamo che in maniera particolare domenica, che voi non conoscete bene il campionato, comunque andiamo a incontrare la seconda in classifica, noi siamo i primi, abbiamo 8 punti di vantaggio, incontriamo una squadra onestamente molto forte, abbiamo tutte le possibilità di fare una grande partita, ma avere voi 100 circa, invento lì, avervi con noi, vicino a noi, sugli spalti del carisma è importante, ma oltre a voi, se con i vostri amici più giovani, più grandi, potreste passare questa voce, comunque portare questo entusiasmo che noi oggi vogliamo portare a voi, sarebbe bellissimo avervi, trovarvi tutti insieme a gridare Forza Piacenza domenica a Garibaldi.